Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi parliamo di rossetti rossi, il rossetto per eccellenza e io, come avrete letto dal titolo, ne ho selezionati 5. I miei 5 preferiti, ma poi ce ne sarebbero anche altri, però ho voluto fare una cerchia abbastanza stretta per darvi dei rossetti abbastanza anche diversi tra di loro, non troppo rossi simili perché altrimenti sarebbe stato inutile. Ho scelto anche tutte marche diverse, tranne, vabbè, solo due sono dello stesso marchio e gli altri 3 sono di marchi diversi, proprio per darvi una panoramica generale, sia anche di prezzo, di prodotto, eccetera, eccetera. Vi posso dire che comunque sono tutti rossetti matte, perché a me sinceramente non piacciono tantissimo i rossetti cremosi o comunque troppo luminosi, non li preferisco tanto. E soprattutto il rosso, secondo me, deve essere un colore bello pieno, che copre bene, che è bello prepotente, insomma. Allora, andiamo subito senza perderci in chiacchiere. Il primo che vi mostro, sicuramente già saprete facendo le scommesse dicendo no, è quello, non è quello, è quello, è Ruby Woo. Come potevo non metterlo nei rossetti must have, nei rossetti rossi, secondo me più belli, ovviamente tra quelli che ho, però il Ruby Woo, come sapete, è il numero uno al mondo, il rossetto più amato, è veramente un colore universale, sta bene su tutti i tipi di carnagioni, sulle pelli scure è bellissimo sulle pelli molto chiare, veramente è stupendo d'inverno, è stupendo d'estate, ragazze, veramente se non ce l'avete, è un colore che secondo me dovete provare. È un rosso veramente bellissimo, con una bella dose di blu, ma comunque non troppo. È un rosso stupendo. E poi, secondo me, la cosa più bella di questo colore è il finish. Scusate, la cosa più bella di questo rossetto è il finish, perché non è un matte, ma è un più di un matte. È un matte vellutato, è come se avesse del velluto sulle labbra. E secondo me, non c'è cosa più bella per quanto riguarda un colore matte. Non vi dico altro perché secondo me questo colore parla da solo, lo conoscerete, è fantastico. Passiamo al secondo prodotto e parlo sempre di un prodotto di MAC, come vi dicevo ne ho scelti due di questo brand e questo qui invece è il Retro Matte, quindi ancora più matte, ancora più secco ed è All Fired Up. Qui parliamo di un rosso che va un po' nel fucsia, quindi un rosso fragola, veramente bellissimo. I Retro Matte di MAC sono molto molto secchi, quindi per l'applicazione si consiglia di avere le labbra abbastanza idratate, di averle comunque non con troppe pellicine, perché altrimenti ci va ad evidenziarle e ci secca ancora di più. Vi consiglio però ovviamente di non avere crema, labbra cremose o comunque avere del balsamo sulle labbra, perché altrimenti andate a perdere l'effetto matte che hanno questi rossetti. E parlando nello specifico di All Fired Up, è veramente un colore bellissimo, anche questo pieno 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 bello sia d'estate che d'inverno, però io lo preferisco d'estate. È veramente, dà tanto carattere alle labbra ed è un rosso particolare appunto perché è fragoloso e va nel fucsia. Passiamo al terzo rossetto, e questo qui è un rossetto della Mulac. Questo è Marilyn, è uno dei più famosi. Un rosso anche questo bellissimo, è molto quasi un rosso fluo, è veramente stupendo. Io inizialmente lo paragonavo a All Fired Up, ma come potete vedere, questo qui va più nell'arancio, mentre All Fired Up va più nel fucsia, quindi non è assolutamente uguale. È veramente meraviglioso, ci dà questo effetto di labbra rimpolpate, anche questo è matte, effetto secco sulle labbra, però comunque è facile da stendere. Il packaging mi piace un sacco, veramente troppo carino ed è veramente bello. Se non l'avete provato, è un rosso stupendo. Passiamo ad un rossetto che invece è del marchio Nabla, un marchio che io amo tantissimo. Lo saprete già se avete guardato i video in cui parlo dei prodotti di Nabla che ho e che mi piacciono. E comunque sto parlando di Alter Ego. Questo rossetto meraviglioso con questo rosso
veramente particolarissimo, ragazze. Io non ce l'avevo, non l'ho comprato subito perché dicevo vabbè, c'ho tanti rossi di qua, di là, sempre i soliti discorsi. Non voglio dei dupe, non voglio sempre gli stessi colori, sempre le stesse cose che poi non si distinguono. Invece, ragazzi, ho sbagliato. Mi sono pentita tantissimo di non averlo comprato subito perché è un colore che mi fa impazzire. Quando lo volevo era sold out, poi finalmente è tornato a disposizione. È veramente bellissimo. Poi, a differenza degli altri tre rossetti che vi ho mostrato, è un rossetto matte, ma non ha spessore sulle labbra, è trasparente veramente, cioè è corposissimo dalla prima passata, è il colore saturissimo, ne basta uno, il colore è pieno e vibrante, però ha una stesura perfetta perché come vi dicevo poi in altri video, se non sbaglio, c'è una componente volatile all'interno di questi rossetti di Eva Crime che poi appunto evapora in un secondo momento dopo averli applicati, quindi all'applicazione sono cremosi, scivolano stupendamente, poi si seccano e restano lì stupendi. Quindi ve lo straconsiglio, vi straconsiglio poi in generale i rossetti di Nabla perché sono veramente belli. Parlando di prezzi che non ve li ho detti, comunque vi vado a dire che quelli di MAC, vabbè, li conoscerete, stanno intorno a 19 euro, mentre questo di Nabla, i rossetti di Nabla di Eva Crime stanno poco più di 10 euro, quindi 12 euro più o meno, e questo qui di Mulac la stessa cosa, quindi il prezzo si aggira intorno ai 12, 11, 12, 13 euro. L'ultimo rossetto che vi mostro è un rosso classico, un rosso anni 50, un rosso all'arancio, è un rosso praticamente da diva, è molto bello. Questo è sempre un matte, ha una buona stesura, una buona coprenza, è veramente molto bello. E questo che ho io è della Anora, se non sbaglio a pronunciare il nome, non so il prezzo perché mi è stato regalato. Comunque è il numero 004 rosso labbra, anche questo molto carino. Niente ragazze, questi erano i 5 rossetti che ho selezionato per voi, 5 rossetti rossi. Mia sorella invece ne ha fatto uno che riguarda i rossetti rosa, proprio mantenendoci sempre in questo mood di 5 rossetti preferiti con 5 nuance diverse, 5 brand magari diversi, per darvi appunto uno spunto, un'idea, per farvi vedere magari qualcosa che non avete visto oppure che avete già, quindi per magari riscontrare la stessa cosa in voi. Quindi se avete qualcuno di questi prodotti fatemi sapere come vi siete trovati, se vi piacciono e tutto quanto. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto e vi abbia interessato. Grazie e alla prossima.